Matej Kaczyński, siamo all'inizio della seconda settimana di lavoro di questa nuova stagione. Com'è stato l'impatto con il lavoro? Fatica? Allora, credo siamo già alla fine della seconda settimana. L'impatto è stato tenuto bene, soprattutto da parte mia, ma anche dei ragazzi. Andiamo avanti con questa preparazione. Per me, come avevo già detto, preparazione è un'esperienza nuova. E per adesso andiamo bene. Spero che ci riusciamo a mantenere questo ritmo fino alla fine. Sembra un po' strano però ricominciare dopo qualcosa come 2 mesi o quasi di riposo, una cosa che non ti capitava da parecchio tempo. Sì, molto tempo è che non mi capitava e adesso, ecco, sono contento che posso provare di cominciare una stagione preparato diversamente. È stata un'estate però che non è andata un po' come te l'aspettavi. Sì, certamente, soprattutto sul punto di vista personale, perché alla fine la nostra squadra nazionale ha fatto tutto bene, ma io ovviamente ci tenevo di andare alle Olimpiadi, ma è andata a sorta. Ti è spiaciuto saltare un appuntamento come le Olimpiadi? Sì, certamente, però l'idea era di sistemare una cosa che era molto più importante per me, ecco. Visto da fuori, com'è stato questo torneo olimpico? È stata questa finale Brasile-Russia molto molto interessante. Molto interessante, molto emozionante e che è una grande sorpresa, perché visto come andava prima la partita all'inizio quasi pensavamo che era finita, e alla fine i russi sono rientrati nel gioco e sono riusciti a cambiare una partita quasi quasi persa. Tu adesso tornerai in nazionale? Beh, questo è da vedere. C'è adesso, per adesso penso per la stagione qua con Trento, quindi una volta arrivando la stagione prossima della nazionale si vedrà cosa succede lì. Inizia una stagione di club con Trento che sarà con gli stessi obiettivi degli ultimi anni, cioè 5 obiettivi importanti da provare a vincere, però rispetto all'anno scorso magari sarà un po' più di tempo per farlo. L'anno scorso è stato tutto molto concentrato, tutto molto stretto in poco tempo. Quest'anno forse i ritmi saranno un po' più tranquilli. Sì, spero bene, perché ci sono stati cambiamenti sia in campionato sia come calendario internazionale, perché non ci sono gli Olimpiadi, non ci sono tutte queste qualificazioni che tutti gli squadre nazionali hanno dovuto fare, quindi il tempo è molto più allargato, ce la prendiamo con calma, ecco. Anche se si comincia subito con la Supercoppa, poi pian piano arriva anche il Mondiale per club. Infatti sono 2 obiettivi che arrivano praticamente subito, già 2 dei 5 obiettivi stagionali entro la metà di ottobre, e quindi questa fase di preparazione sarà doppiamente più importante. Assolutamente sì, penso che questo ci porterà ad essere a un livello molto più alto del solito, perché così possiamo entrare sia tecnicamente che fisicamente in un'ottima forma. Mettiti nei panni non di un giocatore di Trento, ma di un giocatore di un'altra squadra. Un campionato senza retrocessioni, che stimoli può dare comunque a un giocatore che magari non milita in una squadra che punta a vincere, ma che punta magari ad altri obiettivi? Beh, dipende tanto dal punto di vista di cui si prende questa cosa, perché uno magari può giocare anche più tranquillo, visto che non potrà mai andare indietro, ecco. Quindi potrà liberarsi, potrà rischiare qualcosa in più e ottenere i risultati più buoni. Si riparte da quel maledetto V-Day, adesso non ci sarà più il V-Day e questa è già una buona cosa per Trento. Poi si riparte con Trento, Macerata, Cuneo e anche Piacenza, che hanno fatto delle bellissime squadre. Sì, poi io voglio anche vedere le altre squadre cosa hanno fatto, perché al di là che tutti sappiamo che adesso è un momento particolare e difficile per tutti, comunque tanti giocatori si sono liberati dal punto di vista delle squadre che sono andati, quindi magari la rosa di tutte le squadre un po' si rinforzerà con questi giocatori che sono liberi. Matej, secondo te questo gruppo gioca insieme da diversi anni, da almeno 2-3 anni, dove ha ancora margini di miglioramento, margini di crescita a livello di gioco, a livello di cosa? Beh, tanti margini di crescita, si può migliorare sempre in tutto, però tanti grossi, magari quello che adesso stiamo allenando è un po' più la difesa, perché normalmente durante una stagione con tanti impegni è il fondamentale che lasciamo un po' più indietro, ecco. Quindi adesso puntiamo un po' su questo, ma grossi margini di miglioramento, visto che abbiamo ottenuto dei buoni risultati negli ultimi anni, non è che ne abbiamo. Comunque noi cerchiamo sempre il nostro meglio e essere il 100%, anche un po' di più. Ma da dove arriva sempre questa fame di vincere che vi contraddistingue? Ma io ho sempre detto che arriva sia dal carattere personale che dalla fame dei compagni, perché tutti qua vogliamo vincere e messi tutti in un gruppo così la voglia sempre cresce e cresce.